Qual è l'ora più triste della sua storia? Ma dovrei dire che prima ritenevo che fosse il giorno della morte di De Gasperi. Qui tra parentesi vorrei dire che un democristiano quel giorno, fra l'altro mi scandalizzò perché disse alla sua segretaria, che poi aveva lavorato con me lo venne a raccontare, fra l'altro quindi era anche imprudente, invece di commemorare De Gasperi, insomma, meno male, noi ci leveremo dalle scatole Andreotti, così, disse una parola molto più avveniristica di scatole, ma è meglio rimanere nel convenzionale. Però poi ho visto che ci sono stati momenti più duri, tutto il periodo di Moro, il senso della impossibilità di poterlo salvare dalla morte, poi quando lo vedemmo morto, certamente, ecco, allora è stato uno dei pochi momenti nei quali mi sono rammaricato di non avere resistito a non far politica. È vero che lei non scrisse una lettera di condoglianze alla famiglia? No, questo non è assolutamente vero. Vede, io nel periodo della prigionia di Moro, ho telefonato molte volte alla famiglia, non sono andato per una ragione, perché mi scocciava moltissimo di vedere tutto l'apparato di fotografi, di televisioni che riprendevano, mi pareva una cerimonia invece che un atto. Non solo ho scritto alla famiglia, ma credo di avere dei rapporti, anche se è chiaro che da un punto di vista umano la famiglia può ritenere che tutto quello che non si è potuto fare sia stato un qualche cosa che abbia risposto più a esigenze dello Stato che non a esigenze di carattere umanitario, però anche su questo vi è molta confusione perché una possibilità umanitaria cosiddetta vera di salvare Moro non c'è stata mai. Tra i suoi avversari c'è qualcuno che lei stima? Beh, qui il concetto di avversario è un po' complesso perché ci sono gli occulti e i palesi. Nei partiti diversi da me, ecco, è il modo più semplice da dire, c'è molta gente di cui ho grandissima stima, sia dal punto di vista di capacità, sia dal punto di vista di impegno, sia dal punto di vista di moralità. Se andiamo nel particolare, l'europeo al quale lei collabora ha fatto un elenco dei suoi nemici. Cominciamo con quello che ha messo in testa, Fanfani. Che cosa vi divide? Ma anche questa è una cosa che è più giornalistica che non reale. Certo, sì, quando io adesso ho sentito dire, anche in passato qualche volta, che Fanfani non voleva che diventasse il Presidente del Consiglio nazionale, questo è opinabile, non è che è previsto da nessuna regola particolare, però io conosco quello che è il mio comportamento, io certamente insomma, azioni contrarie nei confronti di Fanfani non ne ho mai avute. Da lui ho anche ricevuto delle considerazioni. La prima volta io sono stato ministro, fui in un governo presieduto da Fanfani, quindi non ho certo Fanfani con i suoi amici crearono negli anni 50 la svolta del nostro partito, cioè la creazione delle correnti. E questo che io personalmente ritengo, e allora lo combattei apertamente, che sia stato un errore, nel senso che un partito come il nostro ha bisogno probabilmente di un tipo di organizzazione e di metodologia che si presta male alla corrente, perché poi la corrente crea divisioni, crea polemiche, se un altro dice una cosa io la devo dire diversa perché altrimenti se no non ho più la mia differenziazione, però sul piano personale, per la verità, io non ho da rimproverare niente a Fanfani.
Fanfani né, ecco, lo considero un avversario. E Donna Catin, che lei ha definito un ricercatore di pretesti? Ma veda, con Donna Catin noi abbiamo una serie di polemiche fin dai tempi dei gruppi giovanili, quindi la preistoria, perché lui era candidato del Nord al congresso di Assisi 47, quindi io ero candidato così, un po' romano così. Le polemiche furono anche abbastanza aspre, vinsi abbastanza bene quella competizione elettorale. Successivamente vi sono state un certo numero di polemiche, anche qualche espressione, non da parte mia per la verità, un po' cruda da parte di Donna Catin, però io non ho... Se ne ricorda qualcuna di queste espressioni crude? Io non ho, sì, mi pare che disse che ero disgraziato, una delle poche cose che non è esatta nei confronti della mia esperienza personale, però devo dire, qui non faccio la mammola, che la dissi in un momento in cui era abbastanza turbato per questioni sue familiari, quindi io non ho avuto risentimenti, come non ho avuto risentimenti quando nel 72 non venne a fare il giuramento lo stesso giorno. Andò dal barbiere, ricordo. Sì, pare che fosse dal barbiere, che da un è punto un di vista estetico è sempre una cosa apprezzabile, ma però insomma, mentre qualcuno anche allora disse ah, ma la dignità bisogna qui allora sostituire, lo ricercai, poi, lo feci venire il giorno dopo, non c'è problema. Con la barba già fatta. Poi se la sarà rifatta anche un'altra volta, perché sennò l'avrebbe avuta lunga di nuovo. Poi ci sarebbe il generale Vito Miceli, che lei sballò da un giorno all'altro perché le aveva mentito, no? Beh, vedo, lì mi trovai in una situazione molto complicata, perché quando io tornai alla difesa nel 74, erano state tutte le vicende del SIFAR, allora io dissi con molta chiarezza che occorreva un enorme rigore e occorreva che il ministro potesse veramente rispondere del ministero e che chiunque, a qualunque livello fosse, chiedesse a qualcuno del ministero delle cose che non appartenevano strettamente ai doveri di ufficio, uno doveva rispondere no, scaricando su di me ogni contatto che bisognasse avere. Mi trovai imbarazzato nei confronti del Parlamento perché su una questione delicata, legata al processo di Piazza Fontana, su un giornalista, il Giannettini, che prima i servizi, per una ragione di principio, per non scoprire le fonti, non avevano detto al giudice che l'aveva chiesto che questo era un informatore del SID, poi era stato da me ritenuto di dover decidere il contrario, invece, perché bisognava davvero impedire che la giustizia, su un processo di strage, avesse il suo corso. E allora io dissi con chiarezza che volevo avere le informazioni precise e poterle riferire in Parlamento, e me le ero fatte mettere anche per iscritto, che, insomma, proprio per essere sicuro di non dire né una parola di più né una parola di meno, perché io avevo potuto dire in Parlamento quello che i servizi mi avevano riferito e scritto, che non avevano mai più avuto rapporti con il Giannettini da quando era espatriato. Poi si scoprì invece qualche mese dopo che uno dei servizi aveva continuato ad avere dei rapporti, erano andati perfino a portare dei quattrini all'aeroporto di Orlì a questo giornalista, e allora, certo, questo era estremamente grave secondo me, allora dovetti rimuovere il Gianni Miceli dall'incarico che aveva avuto di andare a comandare il corpo d'armata di Milano, perché nel frattempo aveva lasciato il servizio. Io non ho mai portato questioni personali a questo riguardo, ma ritengo che certamente il mio stretto dovere fosse stato quello. Certo che questo non mi ha provocato nel generale Miceli una particolare benevolenza, come pure
mi ha provocato delle simpatie da parte di coloro che ritenevano che in qualunque caso bisognasse non dire mai chi era un informatore del sito. E questo era sbagliato. Si figuri che cosa succedeva se, e questa era la situazione, se il magistrato che aveva l'istruttoria a Milano avesse dovuto concludere l'istruttore dicendo non posso procedere perché il Ministero della Difesa si rifiuta di collaborare. Ripeto, non era un processo per alterazione di margarina, era il processo di Piazza Fontana. Su questo chi ce l'ha con me può darsi da un punto di vista umano sia comprensibile, ma se io mi trovassi di nuovo come nel 74 farei assolutamente come ho fatto allora. Tra coloro che non l'amano c'è anche il potente Bettino Craxi, questo è noto, no? Bene, sì, non direi che Craxi abbia delle simpatie accentuate per me, almeno non me ne sono mai accorto, ma così troverei due motivi. Uno, ecco, qui c'è forse anche un problema di generazioni, non per il fatto che uno che ha 40 anni non possa andare d'accordo con uno che ne ha 60, mi sono trovato ad avere una autentica amicizia con persone molto più anziane di me, sempre non ho mai avuto delle difficoltà a questo riguardo. Ma l'altro, ma non è questione di età, è questione di vita parlamentare, nel senso che poi Craxi ha lavorato molto nel partito, poco in Parlamento, quindi abbiamo avuto poche occasioni di conoscerci in un modo più approfondito. E nel periodo del mio governo dal 76 al 79, devo dire il primo anno è stato assolutamente corrente nei rapporti, non vi sono state delle ombre. Man mano Craxi, che credo costruisse una sua strategia di partito socialista, beh, considerava che forse l'inquilino di Palazzo Chigi era bene che avesse lo sfratto, e questa credo che sia stata poi la ragione di un atteggiamento che da parte mia non è stato mai però contrassegnato così da reazione, anche perché io non mi sono mai sentito proprietario di Palazzo Chigi, quindi anche successivamente io non sto con l'animo dell'esule che deve tornare in patria. Sto benissimo come sono. Quindi... Anche all'estero? Eh? Sta bene anche all'estero? Sì, l'estero interno, interno perché sì, uno che è romano non sta bene che a Roma, ma rispetto a quelle che sono determinate forme cosiddette di potere non ho proprio questa nostalgia pungolante. Senta, lei poco tempo fa ha fatto un'allusione piuttosto pesante, secondo me, per la verità, al caso Montesi. Ha detto sarebbe interessante andare a vedere come cominciò, si ricorda? Sì, mi ricordo su questo pure, perché c'è sempre un'abitudine a non valutare mai quello che uno dice, ma dire perché lo ha detto. Questo, no, ma il no, caso Montesi fu mosso da Fanfani, sì, per spiego, la verità. Spiego, fu promosso, poi era ministro dell'Interno e naturalmente dette l'avvio ad una determinata inchiesta. Io poi ho partecipato ad una trasmissione che ha ricostruito il fatto, che non è che avessi promosso io questa partecipazione, però anche lì mi hanno detto perché allora si è ritirato. Naturalmente, che cosa c'è stato nel caso Montesi? Io non parlo solo del fatto in sé, cioè del modo in cui questa ragazza sia morta. Questo è rimasto abbastanza misterioso, però sarebbe uno dei casi di morti non spiegate, che per sé non avrebbe avuto una rilevanza. Io quello che penso, e tuttora mi è rimasto abbastanza oscuro, è del vedere il perché si è dovuto inserire per 2 o 3 anni, ha creato un canale, si è dovuto inserire una pista politica e addirittura specifica sul figlio di Piggioni, quando poi si è dimostrato con la riga e col compasso che questo non ha mai visto questa ragazza, nessuno ha potuto dimostrare, non dico che l'abbia uccisa, ma che l'avesse conosciuta, che l'avesse vista.
Allora, questo mi è rimasto, forse come impressione giovanile, una delle prime polemiche di largo respiro, ma una polemica che ci aveva offeso. Noi entravamo alla Camera e gridavano capocottari, cioè drogati, così. Ora, veramente, allora poi faceva più impressione che oggi la droga è un po' più diffusa, però se qualcuno dicesse drogati mi sentirei offeso egualmente come allora. Quindi io non avevo un obiettivo, vorrei veramente che qualcuno riuscisse a scavare nelle vicende complicate di quel periodo per vedere come mai ci si è inserita una interpretazione e un desiderio di interpretazione politica e si sia dovuto pigliare il figlio di Pizzoni, ripeto, richiedendo poi degli anni e delle prove terribili, compresi il suo arresto, le dimissioni del padre, per riuscire poi a vedere che questa pista è una pista inventata.